One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il 13 luglio di 100 anni fa veniva inaugurata la scritta che ha fatto sognare milioni di turisti appassionati di cinema, nonché simbolo della città di Los Angeles, quella che si vede sulla famosa collina di Hollywood. Oggi infatti parliamo di Mulholland Drive, che non è solo il nome della strada da cui si può ammirare perfettamente quella scritta magica, ma anche un film che racconta Hollywood. Una storia di David Lynch che tiene come sfondo la Mecca del cinema. Non appena si cita il regista di Velluto Blu o Twin Peaks, già sappiamo che l'opera con cui stiamo per confrontarci non sarà affatto rassicurante. Però, a scatola chiusa, percepiamo che si tratterà di buon cinema sotto ogni profilo, da quello narrativo contenutistico a quello meramente tecnico. David Lynch ha presentato questo progetto ai suoi produttori con l'intenzione di farne una serie TV, ma questi lo hanno convinto a sintetizzarne l'operazione per realizzare un lungometraggio. Siamo ovviamente a Los Angeles, nota per essere l'approdo ideale di tutti quelli che vogliono fare il cinema. Una certa area della città è popolata da ragazzi di belle speranze che si arrangiano facendo mille mestieri nella speranza di poter sfondare a Hollywood. Fra questi compare Betty Helms, arrivata da poco in città, che nell'appartamento della zia trova Rita, una donna che si presenta come tale ma che è affetta da amnesia. Rita è in stato confusionale e allora Betty prende a cuore il suo caso e decide di aiutarla a recuperare la sua vera identità. Ci sono solo due inquietanti indizi: una borsetta piena di banconote e una chiave blu. In realtà la donna è l'unica sopravvissuta a un incidente automobilistico a seguito di una colluttazione all'interno di una limousine avvenuto sulla cima delle colline di Hollywood dove stava per essere uccisa. A margine di questa storia assistiamo a una serie di situazioni collaterali che comprendono personaggi obliqui che si scopriranno avere a che fare con la ragazza alla ricerca di se stessa, compresa la storia di un regista cinematografico minacciato da alcuni mafiosi. Il film procede con l'indagine delle due nuove amiche che cercano di comprendere il passato di questa misteriosa Rita, un percorso intrigante che salda un'amicizia che poi si trasforma in qualcos'altro, qualcosa di più sensuale, come nello stile del miglior David Lynch. Mi chiamo Rita. Ciao. Lavori con mia zia? No, io... Oh, scusa, questi non sono affari miei. Ha dei bei capelli rossi. Mi fa stare qui perché è impegnata con il film che stanno girando in Canada. Ma tu ovviamente questo lo sai già. Neanche tra un milione di anni potrei permettermi una casa del genere. A meno che, certo, qualcuno non faccia di me una stella del cinema. Io vorrei essere conosciuta come grande attrice più che come stella del cinema. Ma a volte c'è chi finisce per essere tutte e due, no? E così, praticamente ti ho rivelato perché sono venuta qui. E infatti, come nello stile del regista americano, questo film che parte come un thriller poi diventa qualcos'altro, qualcosa di onirico, di spiazzante, qualcosa di David Lynch. Atmosfere da romanzo di Raymond Chandler, romanticismo, sensualità, calore, thriller, tutti questi sono gli ingredienti della pellicola. Certo, come abbiamo accennato, era nato per essere un episodio pilota di una serie televisiva. Infatti metà è stato girato con questo convincimento. L'altra metà è arrivata come correzione a seguito di una diversa pianificazione degli eventi. L'impressione è quella di trovarsi davanti a troppe linee narrative, a suggestioni molto diverse, alcune delle quali apparentemente inconcludenti. Ma è un film di David Lynch, lo ripetiamo, e il maestro sa come e quando riannodare tutti i fili al momento giusto, anche se, come nella migliore delle tradizioni televisive, ha un finale aperto. Naomi Watts, Laura Herrings, Billy Ray Cyrus, il papà di Miley, Justin Theroux sono tra gli interpreti. David Lynch per questo film ha vinto il premio alla regia per il Festival di Cannes del 2001. Mulholland Drive è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 1 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché è un film straniante, un viaggio a metà fra ciò che rappresenta e il sogno. Buona visione!